Nel primo episodio di questa stagione dedicata agli strumenti software di fabbrica di Logic Pro, avevo detto che procederò per difficoltà crescente, ma ho cambiato un po' il programma dividendo tutti gli strumenti software in due gruppi. Nel secondo gruppo ci sono tutti i synth, perché pensavo di introdurli con un episodio dedicato proprio alla parte teorica dei synth, che è necessario conoscerla prima di poter mettere le mani su questi sintetizzatori virtuali. Nel primo gruppo, di conseguenza, ci sono tutti gli altri strumenti. Ma ora continuiamo con questa prima parte in cui andremo a vedere il drum synth. Beh sì, si chiama synth, ma in realtà l'ho inserito in questo primo gruppo perché non è un vero e proprio sintetizzatore, semplicemente si basa solo su un motore di sintesi per la riproduzione dei suoni. Allora, andiamo a vedere questa drum machine. Drum synth è uno strumento molto semplice da usare. Andiamo a inserirlo in uno slot di instrument. Allora, ci sono intanto dei parametri globali. Abbiamo un primo menu a tendina dove ci sono le famiglie di strumenti, i kicks, le casse, e i rullanti and claps, le percussioni e i piatti. Poi abbiamo un secondo menu a tendina in cui puoi selezionare il suono o lo strumento specifico. In fondo alla tendina abbiamo l'opzione Back to Default, perché così se cambiamo dei parametri possiamo riportarli alle condizioni iniziali. Ma come per tutti i controlli sul Mac, per su un singolo controllo, facendo clic col tasto Opzione, viene riposizionato al valore di default. A seguire c'è la rappresentazione grafica dello strumento selezionato, che funziona anche da preascolto del suono, cliccandoci sopra. In basso a destra c'è l'ultimo gruppo di controlli globali, in cui abbiamo il key tracing, che ci permette di bloccare la nota o abilitare la riproduzione cromatica. Allora, per provare questi suoni apro per comodità la finestra della tastiera musicale, la Musical Typing, che si trova qua. Questa batteria elettronica ovviamente può essere suonata anche da una master keyboard o qualsiasi altro tipo di controllo esterno. Quindi dicevamo, proviamo key tracing, così è abilitato su on e quindi cambiano i valori tonali per le varie note. Se lo mettiamo su off, sarà sempre la stessa nota a suonare. Se apriamo il piano roll editor, qui possiamo trovare l'indicazione di quale sia la nota di base. Nel caso di questo kick, per esempio, vediamo che la nota Sol della prima ottava, G1. Per finire con i controlli globali abbiamo il menu a tendina Mode, dove possiamo scegliere la modalità di riproduzione tra modalità mono, e quindi si può suonare un suono per volta, modalità polifonica, ci permette di suonare più note contemporaneamente, e poi c'è il gate, che è sempre monofonica come modalità, ma a differenza della modalità mono, il suono viene riprodotto solo finché si tiene mantenuto premuto il tasto. Sollevando il tasto si interrompe la riproduzione del suono. Nell'area centrale invece ci sono questi 8 controlli knob, sono previste 8 posizioni per controlli knob, che sono più o meno attivi in base allo strumento selezionato. Interagiscono tra di loro e permettono di modellare molto semplicemente il suono. Questi controlli, come ho detto, cambiano, e in totale fra i vari strumenti ne ho contati 23, e cambiano in base anche alla peculiarità dello strumento stesso. Facciamo ora una carrellata di questi strumenti con i relativi controlli.
Quindi siamo sul primo, il primo della serie Kicks. Il primo suono è Heavy Kick e qui incominciamo a vedere i primi parametri. Abbiamo il pitch, che ovviamente è l'intonazione del suono e procede per passi di semitoni. Il tono. La saturazione, che aggiunge una sorta di distorsione calda. Poi abbiamo shape, che ha la funzione di regolare la forma della cassa. Sweep rinforza l'attacco. La lunghezza del decadimento del suono. E per finire ovviamente il volume. Andiamo a vedere il secondo kick, hard kick, e vediamo che è scomparso un controllo e se ne è aggiunto uno nuovo. Gigino, Gigetto che va sopra il tetto, vola Gigetto, ritorna Gigino, ritorna Gigetto. Body agisce sulla profondità del suono per avere dei suoni più o meno pieni e ricchi. Proseguiamo, punch kick. Qui troviamo il nuovo controllo punch, con cui controllare il tono dell'attacco. In air kick troviamo di nuovo snap, che è la quantità di rumore del battente. E noise, che aggiunge rumore. Per finire abbiamo tight kick. E qui non ci sono ulteriori nuovi controlli. Passiamo agli snare and claps. Qui ci sono i rullanti, i colpi di mani, gli hand claps e i rim shots, il bordo rullante. Quindi continuo così rapidamente per completare la carrellata, indicando solo i nuovi controlli che andiamo a trovare. Vediamo. Ascoltiamo questo snappy snare. Nuovo controllo è dirt, che aggiunge grinta al suono. Air snare. Non ci sono controlli nuovi, ascoltiamolo. Electronic snare. Mechanical clap. Qui abbiamo speed, che imposta il ritmo dei cycle. I cycles sono l'intensità di sbavatura del suono, cioè la non sincronia dei vari colpi di mani. Proseguiamo con Synthetic Side Stick. Qui c'è Sides, che è la dimensione del bordo del tamburo. E Tension, che è la tensione del rullante per un suono più o meno schioccante. Gritty snare. Qui
qui abbiamo position, la posizione del colpo sul tamburo. Silicon side stick, nessuna novità, ascoltiamolo. E human clap, in cui c'è crash, che aggiunge al suono una distorsione digitale lo-fi. Siamo alle percussioni, deep tom. Ah, in questa famiglia ci troviamo i tom, ovviamente la campana, lo shaker e percussioni sintetiche metalliche. Quindi qui con deep tom non c'è nessun nuovo controllo. Passiamo a metal machine, in cui troviamo attack, che è appunto l'attacco e la lunghezza della fase di attacco del suono. Dissonance, dissonanza, altera i toni introducendo dei contenuti disarmonici. E color, che è il colore tonale del suono. Oh, un bel campanaccio anni 80. Qui ci sono le armoniche. Membrana. Qui c'è material. Proviamo. E dovrebbe rendere il suono più legnoso, gommoso, a campana. Che questo controllo interagisce con tension, ma anche con dissonanza. Abbiamo Titom, e shaker. Ultima famiglia, quella degli hez e dei piatti, i cymbals. Nessuna novità nei controlli. Proviamo il secondo, right cymbal. Anche qua. Smooth hi-hat. Qui abbiamo character. Aggiunge un bordo metallico al suono con valori più alti. Sharp hi-hat, e qui si aggiunge metallic, che introduce delle armoniche. Beh, devo notare che con 23 controlli nominali, ma in realtà tanti sembrano delle ripetizioni, cambia sostanzialmente il nome, ma trovo poche differenze, potevano essere anche di meno, diciamo. Si poteva semplificare questa interfaccia ulteriormente. Andiamo con Bell Symbols, in cui c'è Bell, che introduce delle armoniche, infatti. Si chiama solo diversamente. Così abbiamo finito la nostra carrellata di suoni di questa batteria elettronica. Con questo plugin possiamo gestire un solo strumento per traccia,
ma possiamo unire le tracce con il Drum Machine Designer, che ovviamente vedremo in un apposito episodio per costruire set completi di batteria elettronica. Puoi anche caricare direttamente le impostazioni di Drum Synth in un altro plugin che è Ultrabeat per avere più possibilità di elaborazione dei suoni. Basta sostituire Drum Synth con Ultrabeat in una channel strip e il suono viene caricato automaticamente. Ma per poi modificare in Ultrabeat questo suono è tutta un'altra storia. Dagli è tutta!